PIF è l'Inter o PIF è il Milan, ci arrivo là, ve lo racconto, ve lo racconto. E allora, notizie di questi giorni, PIF prende Newcastle, la squadra del Newcastle, e adesso sembra che sia intenzionato a fare acquisti a Milano. Molti pensano l'Inter, io non sono così sicuro al 100%, ma ve lo spiego tutto. Innanzitutto, chi è PIF? Stringendo, ma davvero stringendo tutte le informazioni che ho visto su Wikipedia, è un fondo originario dell'Arabia Saudita, quindi molto probabilmente con soldi sauditi, penso che siano soldi ovviamente dell'Arabia Saudita, però è un fondo molto ricco, 300 miliardi, 500 miliardi, non lo so, però quelle cifre lì. Essendo un fondo molto ricco, acquistare una squadra a un miliardo ci sta, ci può stare, ed è un fondo che comincia a guardare all'Occidente ovviamente, ma non è il solo. Fino adesso molte squadre sono state in mano dei fondi, il Milan con Elliott, parte dell'Inter con Oaktree, ma ce ne sono tante in Europa, quindi c'è questo gioco dei fondi. E adesso gli arabi dell'Arabia Saudita si mettono su e dicono: sapete cosa c'è? Io ho preso una squadra in Premier League e lì qualcuno si è un po' lamentato, ma non ci interessa, adesso ne voglio prendere una bella grossa, il pesce grosso. Voglio il pesce veramente grosso. E qual è il pesce grosso? È a Milano il pesce grosso, ma sono due, non è solo uno. Comunque, parliamo di Inter, perché questo sembra, giusto? Sembra l'Inter. L'Inter ovviamente è in vendita. Gli Zhang non possono mantenere l'Inter, non possono mantenerla, stanno perdendo pezzi a destra e a sinistra, hanno chiesto prestiti, è così che funziona. Allora, io sono un businessman italiano che ho diverse, la fabbrica, il grande magazzino, c'ho il negozio, i negozietti. A un certo punto incomincio a perdere qualche negozietto, a un certo punto incomincio a perdere quello. Gli altri imprenditori dicono: oh, ma c'è, fiutano l'affare, c'è qualcosa da fare, c'è qualcosa che si può prendere, noi ti aiutiamo, ti diamo un tot e tu ci dai i pezzi pregiati. E il pezzo pregiato per gli Zhang è l'Inter. Se lo vendono un miliardo, da via i prestiti che ha preso, dopodiché cosa gli rimane? 200, 300, non lo so, però si siede al tavolo, sicuramente si siede al tavolo, questo è chiaro. Ma il Milan non doveva essere venduto anche lui? Perché il Milan doveva essere venduto, Elliott è solo di passaggio, è transitorio. E siccome operazioni, quelle che vogliamo, compravendita, quello che vogliamo, sono fatte in silenzio, non sono fatte sui giornali. Quindi io non mi stupirei che il fondo Elliott ha mandato qualche emissario o ha ricevuto qualche emissario del fondo PIF, e non è che te lo vengono a dire a te, magari si incontrano a Nairobi o si incontrano a Seoul o si incontrano dove volete voi, a Washington, o si incontrano a Rio de Janeiro, non lo sappiamo. Quindi c'è la possibilità in effetti che non sia l'Inter ma sia il Milan, però si parla tanto dell'Inter, certo, mi solletica l'idea, da tifoso interista mi solletica l'idea di avere Mbappé, Haaland, Kanté. Perché dico questo? Perché abbiamo visto che con i cinesi, quando mettono soldi, il mercato è sempre quello: se hai soldi compri, se non hai soldi non compri. E loro i soldi li avevano messi, è arrivato Lukaku, è arrivato Barella, sono arrivati pezzi buoni e pezzi pregiati, qualcuno sbagliato, i cileni, questi, però sono arrivati quelli buoni, sono state spese e l'Inter ha vinto lo scudetto. Secondo me poteva fare di più per quello che si è speso, ma questo è un altro discorso. Mettiamo che invece questi spendono il triplo di quello che spendevano i cinesi, perché in effetti i soldi ne hanno tanti, e se vogliono arrivare là, se vogliono prendere l'Inter, non è per fargli fare il terzo o quarto posto in Italia. Questi vogliono vincere la Champions, perché i loro competitors, ed è una questione anche, non voglio andare a parlare troppo di cose geopolitiche, non mi interessa, però i loro competitors diventerebbero il Paris Saint Germain, il Manchester City, quelli sono i competitors, quelli ovviamente che sono il top. Dimenticate il Real Madrid, dimenticate il Barcellona che sono stati il top per 10 anni, 15 anni, adesso i nuovi top sono quelli. Portare l'Inter là, certo, a me da tifoso interista mi solletica. Questo però significherebbe spostare la proprietà dell'Inter ancora più lontana, dice, ma è in Cina. Però sapete, alla fine Steven Zhang un po' di affetto l'ha dimostrato, un po' di comunione di intenti con la dirigenza l'ha dimostrato per un certo tempo. Avere gli arabi, i sauditi, non lo so come funzionerebbe, certamente quelli direbbero: oh, questo è mio e me lo comando io, e nessuno gli può dire niente. Però se mettono davvero i soldi, se
portano Haaland, Mbappé, fate voi 5-6 giocatori di quel livello lì, altro che vinciamo e sarebbe una nuova Inter e così è. Dopotutto nessuno si potrebbe lamentare, perché gli unici che sono rimasti con una proprietà italiana praticamente la Juventus, la Roma è americana, il Milan è mezzo americano, comunque si può dire. E che altro c'è? Il Napoli, certo, c'ha De Laurentiis, l'Inter sarebbe con i sauditi, e chi se ne frega, perché a voi, secondo voi, quelli del Paris Saint-Germain che vincono a destra e a sinistra, gliene frega qualcosa? Si stanno spellando le mani a forza di applaudire le belle azioni, le belle cose. Quindi io non so se sono un po' a metà, però certo i cinesi devono vendere, il punto fondamentale è che i cinesi devono vendere, l'altro punto fondamentale è che anche Elliott a un certo punto deve vendere, perché è transitorio, e quindi queste due squadre belle piene sono in vendita. Sono in vendita, e se c'è un fondo, se quando hai i soldi in mano c'è qualcosa in vendita, se vuoi te lo compri. Chi sarà? Sarà il PIF per l'Inter, il PIF per il Milan, però secondo me si arriverà là, perché gli Zhang, per quello che si legge, non hanno interesse anche a tenere un gioiello così lontano da loro, quando possono monetizzare per salvare il salvabile, perché dopo c'è anche il patrimonio personale, capite? C'è anche il patrimonio personale a salvare, le ville, tutto quello che volete. Quindi quando sei in difficoltà e qualcuno ti fa una buona proposta, ti siedi al tavolo. Elliott non ha questo problema, non è che è così, però Elliott, secondo voi, ma per quanto tempo ancora vuole conservare il Milan? E perché deve conservare il Milan? Perché Elliott cosa fece? Fece il prestito, questo è un escusso, cioè alla fine non è che si era svegliato la mattina e dice voglio una squadra di calcio, quello che invece i sauditi a quanto pare vogliono fare, e vogliono prendere l'Inter, e già possiamo mettere nell'albo d'oro 27 scudetti, 6 Champions League, non voglio esagerare, altre 3, sto scherzando, non mi venite addosso, quest'ultima parte stavo scherzando. Ciao, ci vediamo forse per una live stasera, quindi ragazzi iscrivetevi se non siete iscritti, mettete la campanella perché ci saranno live, ci saranno qualcosa da divertirsi, tanti video come al solito, vi tengo sempre compagnia, ci teniamo sempre compagnia. Detto questo, ciao a tutti ragazzi, mettete like, non dimenticatelo, ciao ciao!